sistema si può cominciare, mi auguro, a parlare, beh, innanzitutto della partita di domenica, perché sarà la mia prima partita allo stadio e veramente stiamo facendo un lavoro anche mentale con i ragazzi, con l'allenatore straordinario, per cercare di, quando mi hanno... quando mi hanno introdotto alla squadra, io ho detto ai ragazzi, lì fuori, qua siamo tutti intorno, no? Con tutti questi microfoni, io posso dire qualunque cosa, le cose più, le promesse più meravigliose, ma se poi loro in campo non fanno gol e non supportano le nostre idee, con il risultato le nostre parole rimangono sterili. Quindi veramente io mi auguro che l'attenzione, la concentrazione dei tifosi possa essere, numero uno, fidarsi del giudizio delle persone che istituzionalmente hanno fatto delle valutazioni. Attenzione, un'altra cosa, una piccola parentesi, le informazioni, così come le mie fotografie, tatuato, questo, quell'altro, così come tutte le informazioni che voi avete trovato, non sono informazioni private o riservate, sono informazioni di dominio pubblico che il presidente Zamparini, così come tutte le altre istituzioni, hanno potuto cercare ben prima, quando non c'era tutta questa attenzione mediatica. E se non è stato un ostacolo, perché comunque è un'operazione che si articola su molti più livelli, non credo che lo dovrebbe essere anche per voi. Poi se lo continua a essere, non importa, io non è che posso dirvi che cosa fare, che cosa dire o non dire, ma io semplicemente mi auguro che c'è questa immagine con cui mi piace un po' raccontare i miei primi giorni qui a Palermo. Secondo me la squadra del Palermo Calcio è una ragazza bellissima, okay, palermitana, bellissima, no? E la città di Palermo, inteso come giornalisti, come è il papà, capito? Allora, arriva il fidanzato la prima volta a prendere la ragazzina per portarla a cena. Se non arriva quello in giacca e cravatta, che è un avvocato o un commercialista, di cui mi presento io, com'è che un padre palermitano si comporta? Beh, dici questo, ma aspetta, cerchiamo di... Ma se io invece faccio vedere che di sua figlia io voglio fare la mia principessa, la mia regina, un giorno possiamo diventare una famiglia. Ed è questo quello che io mi auguro. Io voglio corteggiare Palermo. Quando dicevo che voglio guadagnarmi la fiducia e il rispetto dei palermitani, è così come l'amore, non è che arriva dal primo giorno, bisogna conquistarselo un passo alla volta, ed è quello che io voglio.